domenica, il Caffè Con. Oggi ci viene a trovare Stefano, un giovane cantante napoletano che fa della sua arte il neomelodico, e lui dice di essere fiero di essere neomelodico, quindi ecco, dopo ci facciamo raccontare. È stata proprio una sua scelta e sono anche molto contento di averlo qui, perché siamo anche amici nella vita di tutti i giorni, e anzi lo introduciamo con questa cover che lui ha fatto, insomma, di recente, il suo ultimo lavoro. Poi parleremo anche dei progetti futuri. Guardate, Stefano. Non puoi immaginare come voglio te, io non posso stare senza te toccare, che legata è tu, non si può spiegare, nato come a te, non si può inventare. Non esiste chi te posso migliare senza il bene tuo. E ma partire tu giuri anima mia, ti voglio bene dalle cuore, mamma mia, quando sto solo tu non sai che poco andrì, non guarda mai. Asciutte in lagrima, no, io non te posso perdere, io non potessa vivere lontana te. E mi appartieni, tu giuro, mamma mia. Tale qua la mamma mia, quando sto solo, quando sto solo tu non sai che può andare, non guarda manca una guaglione in mezzo a via, e tu sai perché, perché mi appartiene. Accomodati, che così ci facciamo una gran bella chiacchierata. Io poi dopo preparo il caffè. Ringraziamo anche l'emporio del caffè, mi era venuto un lapsus. Stefano, Emma appartiene, una cover di Lio Ferruzzi, che è uno bello, che è un cantante, insomma, per chi ascolta la musica napoletana, della cosiddetta vecchia guardia. Come mai hai scelto di, dopo dei singoli, dopo dei tuoi inediti, di cimentarti con una cover del genere? Come mai, Ciro? In realtà questo è un brano che tu, al quale puoi dare molti significati, no? Eh beh, sì. Io l'ho interpretato come un bene che si vuole ad una persona che, cioè, di cui non puoi fare a meno nella tua vita. Infatti nel brano si paragona il bene nei confronti di questa persona ad un bene
che tu ce l'hai una persona di cui non puoi fare a meno nella tua vita? Sì, mia sorella, infatti. Ho messo una frase alla fine: l'amore più dolce è l'amore che lega due fratelli. E beh, anch'io devo dire, infatti, con i miei fratelli. Ciro sarei d'accordissimo, no? Assolutamente sì. Mio fratello, con cui litigo sempre, che lavora, ovviamente, è la mia ombra, e poi c'è mia sorella, che è un bene prezioso, quindi posso veramente capirti. Quindi bella questa canzone, è un po' dedicata a lei, quindi, esatto, se vogliamo. Sì. E sei stato molto incentivato, so, dalla tua famiglia, so, addirittura che tuo padre suonava, no? Esatto, quindi, sì. Quindi come ti sei approcciato a quest'arte? Proprio, mi è stata proprio tramandata quest'arte, infatti ho cominciato da piccolo con lui, lui suonava per i piano, bar, per i ristoranti, matrimoni, e ho cominciato con lui. Poi man mano ho aperto la mia strada da solo. Insomma, stiamo camminando in realtà. E nel mondo proprio dell'arte e della musica hai avuto anche dei punti di riferimento oppure? Assolutamente sì. Un punto di riferimento per me importante, mm-hmm, che ringrazio davvero con tutto il cuore, Marco Sorrentino, che mi ha aperto molte strade e veramente fa tanto per me, mattina, sera, pomeriggio, notte, sempre. Lo ringrazio per la produzione. E anche Rossi, perché sono quella dopo Rossi, assolutamente. Chi la sente? Gli mando un bacio. E niente, ti voglio bene, Marco. Ecco. E beh, questa è una cosa molto bella. Tra altre cose, lui è stato anche, insomma, il regista, ha prodotto questo fantastico video e tutto quello. Guarda, che Ciro, io ho lavorato con tanti professionisti in questo settore. Sono stato fuori Campania, sono stato a Milano, a Roma. Però con Marco c'è quell'alchimia, quel tocco in più, che, di cui non posso fare a meno musicalmente parlando. E beh, importante questo. Sì. Mentre invece tra i cantanti c'è qualcuno. Tra i cantanti c'è Gianni Fiorellino, che con cui hai anche collaborato. Esatto, Stefania Lai. Gianni, insomma, mi ha aperto un po' la strada del mondo della musica neomelodica. Infatti il primo singolo che mi scrisse fu Non si perde due volte l'amore, mm-hmm, appunto il primo brano mio napoletano, quando decisi di fare questa scelta. Per me già era un sogno, perché Gianni Fiorellino, diciamo che io sono cresciuto con la musica di Gianni. Conoscerlo, addirittura cantare un pezzo scritto da lui, per me è stato un bel punto di partenza. E chissà che poi non possa anche accadere che... Come no? Come no? Incrociamo le dita. Assolutamente. E come ti sei avvicinato proprio alla musica neomelodica? Cioè, a volte c'è un forte pregiudizio, no? Sì. Soprattutto c'è fuori le mura di Napoli. Esatto. Questa musica neomelodica. Addirittura è stato associato la musica neomelodica alla camorra. E dopo ci arriviamo, no? Però tu, noi nella presentazione l'abbiamo detto, dici io sono fiero. Di appartenere alla categoria dei neomelodici. Sì. Però so anche, perché poi ti conosco nella vita di tutti i giorni, che per maturare una scelta del genere non è stato facile, perché poi avevi un contesto, tu hai studiato, esatto, tanta, esatto, musica italiana, pop. Molto. Ad un certo punto, anche dirlo a un insegnante, agli amici con i quali hai condiviso tante cose, non è stato per te proprio facile dire voglio fare questo tipo di musica. È stata una scelta molto sofferta, infatti su determinati punti di vista c'è stato un allontanamento da alcune persone nei miei confronti per questa cosa, però Ciro, io penso che il mio obiettivo nel cantare canzoni neomelodiche non è portare avanti il classico neomelodico. Io, se ho una principale qualità, cioè il mio intento nel cantare musica neomelodica, è mantenere sempre quello che ho di pulito, la mia pulizia. Certo. Quindi portare avanti una musica neomelodica napoletana pulita come si deve. Cioè, questo è il mio intento. Poi vabbè, i pregiudizi ci sono sempre. Assolutamente. Ci sono sempre, però cioè, il mio piacere è togliermi le pietre dalle scarpe nei confronti di queste persone. Ecco. Addirittura quindi sono stato al premio Mia Martini, finalista, unico brano in gara, storica, non sono finito mai napoletano. Che dopo mi sembra sentiremo. Esatto, sì. Ed è stato un bel traguardo per me, anche certo, quello. No, una bella soddisfazione anche proprio per la musica neomelodica, no? Esatto. Arrivare. Sì. E poi Enza, tu danzi da tanto tempo, sei insegnante. Io abolirei anche queste etichette. Certo, cioè la, sì, musica probabilmente, io credo, sia è universale, unica. Poi, o canti danza in italiano, o canti in napoletano, l'importante è regalare e trasmettere delle emozioni. E confezionare comunque dei prodotti decenti. Questo, sono d'accordissimo, ecco. Come la danza, no? Si fa il pregiudizio, chi fa il pop, chi fa il latino, si fa danza, si fa arte, come la musica. Esatto. Poi sono del parere che la musica napoletana, Ciro, per noi napoletani ha sempre una marcia in più. Perché è un romanticone, Stefano. Sì, io sono molto carnale, tra virgolette, sono molto appassionato. Ma perché, sì, sai cosa, secondo me abbiamo la nostra lingua riesce ad essere un po' più diretta. Cioè, mo, e m'appartiene.
Il napoletano in italiano canta col cuore. Mi appartieni, diventa quasi invece mi appartiene proprio, eh? Te l'hanno mai detto e mi appartiene? Che non mi ricordo, sinceramente. Allora no, perché sennò. Vai, vai, Enzo, continua, perché so che hai altre cose da chiedere. Diciamo che un po' la musica ti ha anche salvato, no? Tu vieni comunque da una situazione, un contesto, un quartiere difficile. Sì. Ci vuoi raccontare questa tua esperienza, cioè di questo passaggio di ancora di salvezza della musica? Allora, io vengo da un quartiere in provincia di Napoli, Marigliano, Ponte Citra. Uh-huh. E io sono del parere che il male, tra virgolette, è presente ovunque. Però bisogna salvarsi da soli. In che senso? Bisogna distinguersi dalla massa, bisogna emergere. E io attraverso la musica sono emerso. E non è vero che magari questa cosa è associata alla musica napoletana, è associata anche alla camorra, diciamo. Non è vero, perché io sono un ragazzo giovane, ho 24 anni e faccio dei sacrifici per portare avanti il mio percorso con l'aiuto, ovviamente con l'aiuto della mia squadra sicuramente, ma con l'aiuto di nessuno. Bravo. Perché poi sei giovanissimo, quindi anche perché affrontare questo una giovane età, insomma, è esatto, bella io dura. Ho studiato, mi sono formato, all'inizio del mio percorso lavoravo, quindi tra virgolette la musica porta spese, come sappiamo tutti. Io lo affronto con me stesso, attraverso me stesso, con l'aiuto di nessuno. E sono perciò sono fiero di essere un cantante neomelodico. E prima parlavi appunto del neomelodico associato alla camorra. Tu cosa ne pensi veramente di questa storia? Io penso che sono l'esempio di quel napoletano che non è associato alla camorra. Quindi penso che non bisogna fare tutto un erba un fascio, perché ci sono persone umili che fanno sacrifici per portare avanti i loro sogni e far sì che si realizzino. E un po' del caffè. Grazie Ciro. Come servizione, mister Ciro. No, però diceva una cosa molto interessante, quindi continua, perché niente. Cioè, quindi tu ti senti proprio un rappresentante della musica neomelodica che non assolutamente si sente incline a. Certo, capita che magari ti mettono, cioè le agenzie ti mettono in dei pacchetti in cui gli artisti vengono chiamati per cantare per un determinato gruppo di persone. Ovviamente l'artista, se non riesce a saperla sta cosa, canta, fa il suo lavoro. Certo. Se poi io personalmente riesco a saperlo prima, riesce a tenerti lontano da certi fuori, esattamente. E questo è importante, è importante quello che dici, perché poi in quest'epoca si sta dicendo molto, si affibbia molto, no, il termine cantante napoletano neomelodico con contesti a sfondo camorristici, anche perché voglio dire, organizzare una festa con dei cantanti comporta dei soldi, i soldi non tutti se li possono permettere, quindi diciamo anche la realtà delle cose, è più facile avere a che fare con un certo tipo di persone, però in quel momento se stai facendo il cantante non è detto che però tu puoi dire. Però ci sono anche tantissime persone squisite in questo mondo, quindi questo mondo non è frequentato solo da un determinato tot di persone. Senti, 21 marzo 2020 sarà una data importante. Io mi vengo a prendere questa tazzina perché non vedo l'ora. Terrò il mio secondo concerto. Dove lo terrai? Teatro su Marte, su Mavesuviano. Dopo il successo che abbiamo avuto nel primo concerto, io e la mia squadra, entusiasta, io sono entusiasta di questa cosa. Ecco, abbiamo quindi delle immagini. Esatto, quindi cominciamo questo nuovo percorso. Cominceremo dal Teatro su Marte. E mesi a venire ci sarà la presentazione del mio nuovo disco, che a parere mio è molto bello, molto molto bello. Però è già uscito un singolo. Sì, il tuo ultimo singolo? Raccontaci. Il mio ultimo singolo è Storica non soffrunuto mai. Quindi finalista al premio Mia Martini, dove hai raccolto anche delle belle soddisfazioni. Sono felicissimo. Da chi è stato scritto? È stato scritto da Rolando Riera, che uno, insomma, oggi è una penna importantissima. Ecco, nel panorama napoletano. E agli arrangiamenti, vabbè, è inutile parlare, gli arrangiamenti sono di Marco Sorrentino e credo che lui abbia fatto un ottimo lavoro nei messaggi, negli arrangiamenti. Lui è capace di capire ciò che voglio dirgli senza che io parli. E la tua. Quindi è diciamo un po' la mia ancora, esatto. Com'è bello l'entusiasmo, no? Assolutamente sì. Quando le persone si uniscono per un progetto, ne parla con un certo entusiasmo. E il sogno nel cassetto, quello proprio più grande?
Il sogno nel cassetto è quello di arrivare al cuore delle persone. Diciamo che io adesso ho un mio popolino, no? E quindi vedo l'entusiasmo negli occhi delle persone quando cantano un mio pezzo. E spero di vedere questa cosa in più ingrandirsi persone. Sempre ingrandita, esatto, sì. E io te lo auguro di vero cuore. Grazie, Ciro. Ci salutiamo, ascoltiamo proprio Storica non soffornuto mai. C'è anche il video che è sempre diretto da Marco Sorrentino. E la splendida voce di Stefano. Grazie. Prezi, raggiungi il centro. Per perdere tiene tutto e poi non tiene niente soltanto in da un attimo su più forte ma poi si fornisce non si niente più parli te a chi a pochi minuti conosco l'igiene che sta a me rindo spazio che a me regalato non mi sento libero e chissà che sta bene d'amore quando va a fornire e storia che non so fornuta mai se penso in un silenzio a lui ne chiassa con una gente per non fa capire rindo scura una lacrima care più facile rinda sto cuore e storica non so fornuta mai ritorna e non esiste niente per fermare si corna una bugia non può mai cancellare la verità tutto quello che è stato continua a insieme a te, a giovere la vita per te, a soffrire una vita. Ero prima e mo invece mi sento quasi un ultimo umano. Perché l'ultima cosa più bella per me era tu. E storia che non so se mi dona. Silenzio a lungo ne chiassare per chiagnere e ricordo che bello non può morire sa nascondo una gente ma non fa capire in doscura una lacrima care più facile a rinda sto cuore e storica non so per nulla mai ritorno e non esiste niente per fermare
Grazie Stefano, è importante che vieni al centro così, che passi il messaggio che la musica napoletana è fatta da professionisti e che insomma vogliono esprimere emozioni, esatto, e che non sia solamente quella parte che descrivono. Esatto, salvaguardiamo la musica napoletana. Ecco, sempre. Questo è importante. Dietro le quinte a Enza canticchiavi una canzoncina. La canzoncina del mio nuovo disco. Sì, dai, in poco, salutaci così. E fa come vuoi tu, si vuoi farne sciacquare, mo che non si più innamorato tu a sto cuore, mo ce li ha spiegato. Io non ci credo, pure si mo giura, che non ci tiene più. In bocca al lupo per i tuoi progetti, grazie anche a Marco Sorrentino, a Rosi. Salutiamo. Che è la GR. GRS Studio Production 2.0. 2.0. Ci fermiamo per qualche istante, Enza. Pubblicità. Pubblicità, tra poco. Grazie Stefano. Grazie a voi.